Cyberpunk 2077 continua a far parlare di sé. Non si tratta di un ennesimo rinvio della data di uscita, tranquilli, però purtroppo non è neanche una buona notizia. Ad alcuni utenti, infatti, nelle ultime ore sono stati inviati dei presunti inviti ad una fantomatica beta del gioco. Gli inviti però sono falsi e potrebbero dunque nascondere un serio pericolo per la privacy. Il rischio è infatti quello di poter incappare in fenomeni di phishing, con conseguente furto di dati sensibili. A rendere noto il fatto sono stati gli stessi utenti vittime della truffa. Queste comunicazioni però non giungono da CD Projekt Red. Il team di sviluppo ha infatti ufficialmente confermato di essere al corrente della questione e ha invitato i suoi fan a non aprire alcuna mail relativa al gioco a patto che non provenga direttamente dall'indirizzo di posta elettronica ufficiale della compagnia, che termina con @cdprojectred.com, che di fatto è l'unico indirizzo mail con il quale la software house comunica le news relative al gioco. CD Projekt Red, tramite il suo account ufficiale di Twitter, ha messo anche in guardia i creatori di contenuti, chiedendogli di prestare molta attenzione agli indirizzi di compagnie third party, come ad esempio di finte agenzie pubblicitarie, che potrebbero spacciarsi per partner della software house. Sappiamo che la voglia di giocare a Cyberpunk 2077 è alta ed è quindi possibile cascare nel tranello. Ma la software house polacca ha anche chiaramente affermato che non è prevista alcuna beta del gioco prima del lancio ufficiale sul mercato. Per poterci immergere nelle cyber atmosfere di Night City sarà quindi necessario attendere fino al 19 novembre. Se nel mentre non volete perdervi neanche una news su questo attesissimo titolo, il consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale YouTube e seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, Facebook, Instagram, Twitch e il sito internet. Per allietare un po' l'attesa, qualora non l'abbiate ancora fatto, vi ricordiamo anche di guardare il video della prima edizione dell'Ultra Pop Festival in cui abbiamo parlato con Luca Ward. Leggendario doppiatore italiano che ha prestato la voce a Johnny Silverhand, personaggio interpretato da Keanu Reeves, e che ai nostri microfoni si è detto entusiasta del gioco CD Projekt Red e dei suoi testi. Prima di salutarci, scriveteci nei commenti quanto state aspettando Cyberpunk 2077 e qual è l'aspetto del gioco che più vi ha colpito fino ad ora. L'appuntamento è al prossimo filmato, sempre qui su Multiplayer.it.